Vabbè, il campus in inglese in pratica, in definitiva, è il disvelamento della falsa coscienza del cliente, cioè cercare di aumentare la sua autenticità, la sua falsa coscienza. E non è possibile questo, praticare l'autenticità finché non si è consapevoli della maschera che molto spesso si porta. Quindi, in definitiva, l'autenticità è un accordo interno che si determina nella persona, una riappropriazione di se stessi. Dico riappropriazione, non appropriazione, perché il bambino è al massimo dell'autenticità, perde l'autenticità, la madre condizionalmente, una riappropriazione di se stessi poi determina un percorso verso l'autenticità. E badate bene, non coincide con la spontaneità irriflessiva o con la sincerità a tutti i costi, cioè dire sempre la verità, essere sempre comunque se stessi, come dicevo l'anno scorso, non è questo. Nell'autenticità non si esprime in modo impulsivo ciò che si pensa, ciò che si sente, ma si diventa profondamente se stessi, cioè consapevoli, rivelandosi all'altro nella relazione con l'altro quando e quanto si decide di farlo, fino a un certo punto e quando è il momento opportuno. Cioè il primo passo della pratica dell'autenticità è nel diventare consapevoli di se stessi, cioè veramente ciò che si improvvisa, ciò che si sente dentro, le proprie intenzioni profonde. Quindi entrare in contatto con i propri sentimenti, con i propri valori profondi, emozioni, intenzioni più intime, per poi, in un secondo momento, dopo aver preso coscienza, alla luce di questa consapevolezza, decidere responsabilmente di dichiararsi all'altro, non per dire tutto, ma per condividere con l'altro ciò che è essenziale per il determinarsi e il costruirsi di una relazione vera. Perché una relazione, quando deve avere quando realmente buona, deve basarsi su un certo grado di autenticità. Ed è questa relazione che, grazie all'autenticità, deve essere poco a poco costruita nel counseling. E vedete come non è così facile, perché presuppone un certo grado di consapevolezza, di maturità, di responsabilità da parte del counselor, quindi che abbia fatto lui stesso un certo percorso di crescita, di scoperta di sé. E questa che determina quel superamento della sofferenza dell'altro, la crescita, il consolidarsi dell'identità, dell'autostima del cliente. È l'amore autentico, in definitiva. Tutto questo, guardate, si può realizzare anche in un semplice colloquio di counseling. Può sembrare strano, come dicevo all'inizio, ma che c'entra il counseling con un percorso così diciamo complesso, e qual è la crescita psicologica o l'amore altruistico? C'entra. Perché le semplici tecniche, che sembrano semplici e banali, vanno a toccare certe corde emotive che sono quelle dell'amore altruistico e della crescita psicologica, anche se le tecniche appaiono molto semplici da mettere in atto. Hai notato positiva? Ricapitolando, dice Rogers. Avanti, il ruolo del counselor all'interno di una relazione d'aiuto è quella di agevolare il cliente nello sviluppo di una più profonda consapevolezza. Ci siamo fin qui? Più consapevole di cosa senti in questo momento, per esempio il valore. Che abbiamo detto prima, è il primo passo per diventare più autentici. Quindi il counselor accompagna il cliente nello sviluppo
della totalità della persona. Quindi non soltanto lo aiuta a risolvere un problema, una scelta di lavoro, no. Quello lo farà dopo, quando avrà si saranno create le condizioni per farlo. Ma il caso lo aiuta a sviluppare la totalità della persona, quindi la sua crescita psicologica, cioè a credere in sé, a credere di poter fare le sue scelte. Dopo aver compreso magari di più di se stesso, mettendo a sua disposizione un clima relazionale di accoglienza alla persona, alla sua totalità. Quindi niente di trascendentale, di complicato. È questo che, quindi, un clima relazionale di accoglienza, accettazione condizionata, nel pieno rispetto delle sue dimensioni cognitive, affettive, psicocorporee e transpersonali. Significa rispettando la persona, cioè le sue conoscenze, le sue idee, le sue convinzioni, aspetti cognitivi, i suoi modi di essere, a livello transpersonale, cioè i suoi modi di relazionarsi agli altri. Cioè non gli vado a dire: guarda, che tu devi relazionare, devi essere più socievole, no? Non c'è nessun consiglio, e c'è il rispetto della persona in tutte queste dimensioni che compongono la totalità della persona. Insomma, il caso lo opera per facilitare lo sviluppo di una relazione autentica con l'altro, come tramite l'ascolto partecipativo, il completo rispetto della soggettività dell'esperienza del cliente. Questo con lo scopo di liberare in lui le sue risorse interiori che non utilizza, perché non è che noi andiamo a inculcare o a far crescere l'autostima con delle tecniche, andiamo soltanto a liberare di maschere, di condizionamenti, per far emergere tutte le sue potenzialità e con la crescita psicologica. Insomma, se la persona si sente accettata nel caso, fa esperienza di autenticità, accettazione, comprensione empatica, di amore altruistico, non avrà più bisogno di nascondersi dietro una maschera per essere accettata e amata. Amore viva, anche quando è se stessa. Quindi imparerà a essere sempre di più autentica, se stessa, durante il counseling e nella sua quotidianità, con gli amici, a casa, sul posto di lavoro. Imparerà quindi a tirare fuori sempre di più le sue risorse interiori, che sono magari soffocate nella maschera. Quindi l'intenzione del counselor durante i colloqui, dice Rogers, vai avanti, deve essere rivolta in definitiva non solo allo sviluppo dell'autostima, delle risorse per il benessere individuale, cioè di quella persona, ma in definitiva è rivolta a promuovere il processo evolutivo della persona, quindi la crescita della persona, il processo evolutivo, dicevi, della coscienza individuale, cioè la crescita, verso la realizzazione di condizioni mentali e valori, guardate bene, che migliorano la società intera, cioè non soltanto quella persona, ma vanno a migliorare tutta la società. Perché? Quali sono questi valori? Per esempio, l'amore per la giustizia per tutti, la capacità empatica, la comprensione, la generosità, il rispetto, l'autenticità, l'altruismo, che nasce dall'amore. Sono tutti valori che tutte le persone hanno dentro, magari soffocate, e che emergono spontaneamente quando la persona si sente amata, accettata senza condizioni. E quindi
quindi si libera dai condizionamenti. Con tutto questo avviene spontaneamente nella persona. Quando avviene in una persona, tutto questo migliora la società intera. Cioè, l'individuo cresce, matura, migliora, la sua vita si basa su questi valori e di conseguenza migliora la società intera di cui fa parte, perché poi si contagia certe cose. L'invidia, la rabbia, è distruttiva e contagiosa, voi capite, genera altra rabbia, i sentimenti positivi, valori positivi si diffondono. Quindi il counseling, nel counseling il cliente è messo nelle condizioni di sentire la sua vera natura, questi veri valori profondi che io ritengo che sono in tutte le persone, anche quelle che sembrano, no, molto lontane da certi valori positivi, sono in tutte le persone. E molto il caso, sta succedendo di questo di lavoro altruistico, queste cose positive vengono fuori. Voi sapete, secondo gli studi scientifici, la maggior parte delle persone che sono in regime carcerario o hanno dei problemi di, no, delinquenza, hanno avuto una situazione alle spalle di carenze, di anaffettività. Ecco come, al contrario, la fruizione del lavoro altruistico emerge un'altra parte di sé che magari lui stesso non conosce. Quindi la vicina in pratica vengono fuori le cose positive. Il cliente è messo nelle condizioni di sentire i suoi valori positivi, la sua direzione, di soppesare le sue risorse oppure di attivarsi per crearne altre.